Ciao Bianchino. Ciao Bisonte. Schioda. Ehi, capo, avrei un gran bisogno di un po' di spicciolo. Niente da fare. Come sarebbe niente da fare? Quel cargo è appena arrivato e tu sei a corto di personale. Guarda, te lo scarico anche da solo, se vuoi. Mi dispiace, niente da fare. Perché no? Io non c'entro. Leggo l'asino dove vuole il padrone. E chi sarebbe il padrone dell'asino? Chiedilo a loro. Problemi? No, no, stavo chiedendo al capo se c'era da guadagnare qualche spicciolo. Ma certo, se ci dai il 30%. Sì, ma se io vi lascio il 30%, con quello che mi resta non riesco a mangiare. Sei già troppo grasso. Tienti leggero e ci guadagnerai in salute. E adesso viaggio? Sì, ma vedi, tu hai ragione, ma se io non mangio, non vado al cesso. E se non vado al cesso, cambio carattere, perdo il buon umore, insomma, divento dispettoso. Si è sgonfiato. Hai visto che hai fatto? Allora, perché non mi hai detto che c'era un lavoro da sfascia carrozze, eh? Salve. Adesso lo sistemo io, quel bastardo. No, adesso no. Abbiamo altre gatte da pelare. Fai venire un'altra macchina. Sì, capo. Oh, il fegato. Oh. Brutto figlio di una brutta bagaccia. Ti insegniamo noi a fare il clandestino. Fermati. Un'altra volta, eh? No. Scusate, ma devo scappare. Rompetegli le ossa a quel bastardo! Scusa, amico, prego. Levati dai piedi, idiota! Hai visto uno che correva? Sì, è andato verso uscita di porto. Tutto bene? Sì, signore. Beh, io non so perché l'hai fatto, ma comunque grazie, amico. È che preferisco aiutare chi mi considera un amico invece che un idiota. Vorrei potervi sdebitare. Non ti preoccupare, prima o poi ci si incontra sempre. Thank you.
chioda. Ehi, capo, ci avrei lo stomaco incollato alla spina dorsale. E come la mettiamo? Niente da fare. Ma come sarebbe? C'è quel cargo che deve essere scaricato? Vattene. Qualcosa non va? Direi proprio di sì. Senti, Fasserotto, se non vuoi che ti spezzi le ali, portati via le chiappe alla svelta. Mi hai chiamato Fasserotto? Sì. E hai detto che mi spezzi le ali? Sì. Avevo capito bene. Mi fai vedere come fai? Scusa, capo! L'hai fatta grossa, amico. Oh! Fa venire un'altra macchina. Sì. Senti, Cosmo, guarda che sei fuori mano. I camion tengono la destra. Metti la freccia, fa manovra e sgombra la strada. Ehi, ma come non reagisci? Ce la perdiamo, eh? Non ti facevo un carognone. Come mai? Eppure sei bello grosso. Dico, cerchi di impressionarmi. Bravo, fatti una passeggiata, bananone, e ringrazia Dio che somiglia a mio fratello. Vattene!
Te ne trifolo palle! Vattene tu, quelli ce l'hanno con me! Dammi la pistola, ci penso io. Coraggio a muoversi. Scusa, capo. Facendo un ottimo lavoro. Già. Faccio venire un'altra macchina, capo. No, non sì. Sai, amico, noi abbiamo parecchio in comune. Io sono Matt Cutie. Io no. Ah, un bel nome. Un po' corto, forse. Ma perché gli hai demolito la macchina? Una sciocchezza. È stato per via del cesso. Ah, l'immaginavo una cosa del genere. Con i cessi non c'è mai da scherzare. E adesso che ti ho raccontato la storia della mia vita, ti mollo. Mi mollo. E dove scappi, bananone? Hai un buon motivo per stare qui? No. Allora sparisci. Sergente Adams, posso aiutarla? Certo che può. C'è un barbone che sta per suicidarsi sul ponte di Rochester Street. Grazie, avverto subito l'obitorio. Ma non si è ancora ammazzato. Ancora avverto la neuro. È in
intanto cerchi di distrarla. Ma con cosa? Con un lecca-lecca? Quello è una specie di bulldozer. Ok, mando un'ambulanza. Ma se sente la sirena, quello si butta. Crede che una quattro porte bianca possa andare? Sì, è perfetta. C'è un lavoretto per quelli della Neuro. Eccolo là, accosta. Salve. 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 Come va? Bene. Io dico che è veramente una gran bella giornata, vero? No, bellissima, un po' caldo magari. Ha ragione, si soffoca. Sì. Se hai caldo con quel giubbetto, perché non provi questo? È l'ultimo grido. Non siete mica della Neuro, per no, caso? No, no. Un momento, sono io che ho avvertito la polizia. Cosa? Il matto è quello. Santo cielo, che armadio. È pericoloso. Ma che? È un agnellone. Solo che è perseguitato dai cessi. Dai cessi? Sì. Dice che dei cessi di oggi non ci si può più fidare e vuole farla finita. Oh, misteri della psiche umana. Dammi il gas. E quello che è? Sonnifero. Una spruzzatina e si abbioccherà come un orso in letargo. Ah, bene. Lei resti qui, può essere pericoloso. Sì, sì. Salve. Salve. Bella città, vero? Sì, bella. Questa non è una città, questo è un vero cesso. Ah, il signore ha ragione, forse. È un vero cesso. Però io non lo vedo il paragone, i cessi di oggi sono dei capolavori di architettura, questa città no davvero. Oh, magari saranno capolavori, ma dov'è il piacere di un bel bisogno fatto in campagna a levar del sole o al tramonto sulla riva di un placido fiume? Ah, ma i tempi sono cambiati, no, io non ho niente contro i cessi d'oggi. E lei, signore? No, neanche io. Io ce l'ho con gli stronzi come voi. Lei è un villano, è un asociale. Ehi, sento puzza d'ospedale. Vuole provare questa giacca? Legatelo! Su, Bisonte, salta in macchina! Perché non ha funzionato? Ehi, tu, sveglia! Allora, ci vuole tanto per cuocere due hamburger? Se li volete crudi, sono pronti anche adesso. Che stavi dicendo? Che mi sono stufato di cercare lavoro. Non ci vorrebbe niente per cambiare la vita da così a così. Come sarebbe a dire? C'è un furgone blindato che ogni venerdì porta gli stipendi al supermercato. Io lo sto tenendo d'occhio da più di un mese. Allora... Che caldo. Una bella birra ghiacciata, ragazzi? No, no, niente alcolici, siamo in servizio. Una coca. Quando siete in servizio, niente alcolici. Oh, no, assolutamente. Vi rifarete la sera, immagino. Un goccio non ha mai fatto male a nessuno. È quello che diceva sempre il mio vecchio, vero? E con questi sono 16. Salute. Mangiano come cardellini. Quanto fanno quelle bestiacce? Beh, se ci sai fare, anche 200 chilometri all'ora. 200 chilometri? Non è che potete farmi fare un giretto? Penso di no. Arruolati nella polizia e ne provi quante ne vuoi. Ci stavamo pensando, infatti. È vero? Bene, ci serve gente in gamba. Mangia, che dobbiamo andare. Dove? Siamo in ritardo, ci stanno aspettando. Chi? Te lo sei dimenticato, eh? Cosa? Pattuglia 1 e 2 bloccare il settore B. Andiamo. Ripeto, rapina al banco dei pegni della 16ª strada. Pattuglia 1 e 2 bloccare il settore B. Attenzione. Che bombe. Sono armati.
sono partiti come razzi per la luna. Quanti impiegati ha il supermercato? Una settantina. E nell'ufficio? Un paio di zitelle. Solo che ci servono un paio di pistole. No, bastano un paio di queste. Oh, vabbè, quelle lì io ce l'ho. Beh, ciao, Rompino. Ci vediamo venerdì mattina. No, socio. No, cosa? D'ora in poi, amico, io e te faremo un'ombra sola. Bello. Come diceva sempre il mio vecchio, se hai un amico di cui fidarti, non ti fidare. Ma se ti fidi ciecamente, allora diffida. Ah no, cioè, se hai un amico cieco... Beh, comunque, il mio vecchio, credimi, la sapeva lunga. Questa non ci voleva. Stai calmo, facciamo finta di non vederli. Ehi, ragazzi. Ah, salve. Salve. Allora, è arrivato il grande giorno? Oh, beh, potrebbe darsi. Lui non è ancora convinto. Non ve ne pentirete. Si sta bene nella polizia. Oh, lo immagino. A proposito, li avete presi quei ladruncoli del banco dei pegni? Già. E come? 15 minuti dopo l'allarme erano già stesi sul tavolo dell'obitorio. E 2 ore dopo i loro cervelli pacati galleggiavano nella formalina al museo criminale. Li sta proprio bene. Così imparano. Giusto. Sì, la pietà è morta per i rapinatori. Pure. Beh, arrivederci. Salve. Salve. A presto. Sono proprio due simpaticoni, Già. Se lo ricorderanno per un pezzo questo venerdì. E come? Senti, sarà meglio rimandare a venerdì prossimo. No, hai un nichelino? Adesso guarda che ti combina il socio. Socio? Dove vai? Stringi! Se gli sbirri a bocca non lo facciamo il colpo! Mancano 2 minuti all'arrivo del furgone corazzato! Ho chiamato i piedi piatti e gli ho detto che c'è un tipo sospetto che sta passeggiando davanti alla gioielleria della 24esima strada. E perché? Guarda, guarda. Ehi, sei più dritto di quello che pensavo. Ho il crimine nel sangue io. Ci siamo quasi. Nervi saldi, filerà tutto liscio. Appena fatti il colpo, andremo a spassarcela in Florida. Ma ci siamo già in Florida. Ah già, mi sembrava. Eccolo, sta arrivando. Thank you.
pistola. Pronto? Eh? Pronto? Sì, pronto. Senti, questa è una rapina. Dillo tu, per favore. Hai la voce più grossa. Questa è... Che? È proprio una bella giornata, vero? Posso usare il telefono? La porta! Ah, sì, scusi. Siete venuti per l'arruolamento? Ecco, visto che si tratta di un passo importante, noi volevamo sapere com'è la situazione prima di... Sì, insomma... Avete sbagliato indirizzo. Questa è l'amministrazione. È l'amministrazione? Sì, l'ufficio reclutamento è proprio qui dietro, in Atlantic Street. Proprio qui dietro? Sì, girato l'angolo. Ecco, te l'avevo detto. Gliel'ho detto, Atlantic Street. Non te l'ho detto? Ah, sì, me l'ha detto. Se vi sbrigate troverete il capitano McBride, in persona. Vogliamo. Salve. A presto. Oh, ragazzi, come va? Guarda chi c'è. Vi siete decisi finalmente? Volevamo pensarci bene. Dove vai? Dal capitano McBride. Potete passare dagli uffici, si fa prima. Ah, si può? Ah, certo. Dice che si fa prima. Ah. Ehi, che cosa ha combinato il barbone? Rapina a mano armata. Una telefonata di un cittadino ci ha avvertito che c'era un tipo sospetto di fronte alla gioielleria della 24esima strada. Lo abbiamo beccato col sorcio in bocca. Ai, ai, ai. Tu pensa al rapporto, io accompagno i ragazzi da capo. Ma non ti disturbare, andiamo da soli. Nessun disturbo, andiamo, vi porto subito da papà McBride. Coraggio, andiamo. Vai, vai. Che tipo è il capitano? È come un padre per noi. Sentito? È come un padre per loro. Cammina. Avanti. Buongiorno, capo. Dove li avete presi? Si sono presentati spontaneamente. Ah. Beh, se credete che costituirsi sia un attenuante, vi sbagliate. Dirò al giudice di non tenerne conto e di darvi il massimo della pena. C'è un malinteso, capo. Sono qui per arruolarsi nella polizia. Ecco qui le domande e i loro certificati penali. Ah, e così volete entrare nella polizia? Prima cosa ti devi fare la barba. E perché? Odio i porcospini. Allora... Tu sei Wilbur Walsh. No, è lui. Io non c'ho niente a che fare. Lo conosco appena. Ah. Qui dice che... sei stato espulso dal Canada per rissa, danneggiamenti, oltraggio, resistenza pubblico ufficiale, eccetera, eccetera, eccetera. Ha detto dal Canada, signore? Così c'è scritto, dal Canada. Ah, sì, sì, adesso non mi ricordo. Avevo trovato lavoro come tagliaboschi a quel tempo. Era un ambiente duro, difficile. L'unica amica fidata era la scure. Si viveva isolati, rintanati nei boschi come lupi a tagliare, tagliare alberi dalla mattina alla sera. E così il sabato sera si scendeva al villaggio e tra una bottiglia e una baldracca e una bottiglia, insomma, ci scappava la rissa del sabato. Sa come succedono certe cose, lo sa, no? No. No. Io sono puritano e non bevo. Certo, ti pareva. Allora, tu sei Matt Kirby, figliolo? Ma mi può chiamare Matt, capitano? Ma sono lusingato. Dunque, che vuol dire? Qui dice che sei stato squalificato per aggressione. Squalificato da che cosa? Dal baseball. Io giocavo con i Red Foxes allora. I Red Foxes di Okeechobee? Sì! Ed era anche una gran bella squadra. Lo so, la conoscevo. Il capitano, non vuol sentire la mia versione dei fatti? Sì. Ecco, c'era un figlio di puttana di arbitro che mi nega una base. Io protesto, il cornuto mi diffida e io gli do una mazzata in bocca. Chissà se quel becco arbitra ancora. È buon per lui che è sparito, perché io aspetto soltanto di rincontrarlo e... Beh, se vuoi ti do l'indirizzo. Lei sa dov'è quella iena? Sì, abita con me, è mio cognato. Dice davvero? Io ci terrei tanto a scusarmi con lui, perché in fondo era un signor arbitro. Avrebbe sorpreso l'ombra di una mosca in fuorigioco. Che ne dici?
Sono peccati veniali. Chi non ha mai preso una sbornia in vita sua? E poi lo sanno tutti che suo cognato è un cornuto. Già. Ehi, socio. Senti un po'. Sto meglio così? Oh. Così? Taglia? Poco. Che misura, dicevo? Ah, la misura. Extra, 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 extra larga. Piedi? Quasi piatti. 49 e mezzo. 49? Non dirmi che quelle canoe sono piene di piedi. Prova queste, se non vanno ti faccio adattare due mezzi da sbarco. Un altro. Ho il crimine nel sangue. Non tutti i buchi vengono per le ciambelle intorno. Ci facciamo cacciare dopo il corso e gli freghiamo le 20 settimane di paga. Se credete di venire qua a fare i furbi, beh, avete capito male. In 20 settimane io vi insegnerò come si fa ad arrestare i criminali, a guidare un'auto a 200 all'ora e a capire la differenza tra la marijuana e il prezzemolo. In breve, nel giro di 20 settimane io farò di voi dei super poliziotti. In cambio di ciò, il contribuente vi dà $250 la settimana. 15 giorni di ferie pagate, la tredicesima, delle bellissime uniformi e infine tanto rispetto e stima. E oltre a questo, alla fine delle 20 settimane, voi mi amerete come fossi vostro padre. Padre! Che baseballa! Posizione corretta è questa qui. E... dormi sempre. Sveglia! Sì, giusto. Mani fuori dal finestrino. Esci dalla macchina. A due passi. Faccia a me. In ginocchio. Pancia a terra. Braccia in fuori. Palme in alto. Faccia dall'altra parte. Buon lavoro, Fred. Allora, questo è il modo corretto di procedere a un arresto. Qualche domanda? Walsh! Avanti. Vieni fuori. Che sistemi! Gliel'ho insegnato io quel colpo. Molto bene, Kirby, molto bene. Grazie. Afferrato il concetto, ragazzi? Adesso tocca a voi. Caricate!
tu hai mai sparato prima? Chi? Io? Pronti a far fuoco? Puntate! Ma che fai? Guarda che il bersaglio è quello, stupido lievo spirito! Sei colpi non hai fatto nemmeno un centro. Chiacchiera meno e spara tu. Ma dove hai imparato a sparare così? Ci ho le pallottole nel sangue, io. Allora, ragazzi, bene o male, siamo arrivati alla fine del corso. Solo che vi ho lasciato per ultimo il biscottino più dolce. Adesso finalmente vedremo se avete abbastanza fegato per indossare l'uniforme. Sei pronto, dottore? Quando vuoi, capitano. Vuoi una gomma? Che gusto è? Al crisantemo. Il crisantemo non mi piace. Oh. Allora, ragazzi, adesso vi mostrerò. Ma non lo avete scongelato? È duro come una roccia. Ma non capisco, dottore. Ieri sera l'ho passato io dal freezer all'umidificatore. Che si sia rotto il termostato, forse. Mi dispiace, capitano. Dobbiamo rimandare. Mi dispiace, ragazzi. La festa è rimandata. Il cinese non ha accettato l'invito. È un cinese, capitano? Beh, direi di sì. Che gli è successo? L'unica cosa che si sa è che l'hanno trovato all'ingresso del Moro 16 farcito di piombo. Io quello l'ho già visto. Ah, sì? E dove? Giù, al Moro 16, prima di incontrare te. Era già orizzontale? No, verticale. Anzi, angolare. Era piegato in due sotto il peso di uno scatolone. Sembrava che avesse paura di qualche cosa. Mi ha anche aiutato. Sarà stato un topo di stiva. È stato identificato? No, portava solo una camicia e un paio di pantaloni unti e bisunti. Senti, dottore. Glielo dico al capitano. No, è meglio stare alla larga da queste storie. Mi dispiace, capitano, ma non cosa potevo... ti dispiace? Una volta è spappolato. Attento a quello che una dici, volta capitano, è non ho mica stata Vatti colpa a suicidare, mia. Rosica morti! Se ne occuperà la squadra omicidi, capitano? No, tutta la polizia. Chiunque ha un'idea, un sospetto può lavorarci su. E ricordate, se avete bisogno di un consiglio, la mia porta è sempre aperta. Mi piace aiutare i giovani. Eravate in cella insieme? No, io allora facevo io. Che facevi? Il camionista. Sì, portava il legname su al penitenziario. Io ero dentro, gli chiesi di darmi un passaggio. E io ho capito tutto. Non funziona. È scassata già da un paio d'anni. Ah, perché non ci scrivi che è guasta? Se ci scrivo che è guasta, chi ce li mette i soldi dentro? Mi fai fare un giretto? Fa pure. Scomode, eh? No, guarda. Come zoppo non sei nessuno. Oh, no. Per favore, ragazzi, andateci piano. Mani in alto, verme! Silenzio!
mani in alto, storpio. Vedi, amico, se alzo le mani vado giù come un sasso. Ah, sì, eh? Vediamo. Bravo, bravo. Ecco, così. Su, su. E adesso, adesso alzati. Alzati, dai. Ecco, ecco, ecco. Lasciate. No. Lascia. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Grazie, omone. Alza le mani, Yoki. Alza le mani, Yoki. Ha detto alza le mani! Ehi! Guarda che non ti sente. È un povero sordomuto. Sordomuto? È proprio sordo. Adesso vediamo come fa a strillare un muto. Lasciatelo perdere. È un povero mentecatto. Sta zitto, zappo. Mani in alto. Glielo posso dire io. Conosco l'alfabeto dei muti. Va bene, ma sbrigati, storpio. Ehi, che ha detto? Ha detto che è molto meglio per voi se andate a fare in culo e anche alla svelta. Ma lui l'ha visto che ho la pistola? Sì, io sono muto, mica cieco. Oh! Darmi una mano, storpio! Cosa? Io gli ho dato una mano! Ah, sì! Sì, sì! Ma sbrigati! E aspetta, che fretta c'è! No. Quello ti sta prendendo a sgabellare. Sì, ma non è un cattivo ragazzo. Beh, adesso basta, eh? Sì. Ehi, attento! Sì.
Sono mesi che mi perseguitano quei bastardi. Aspetta. Su, coraggio. Una colletta per i danni, ragazzi. Forza. Io volentieri provo a contare. Grazie, grazie. Gentile. Grazie, caro. No. E ora state lontani da questo locale. È zona nostra questa. Per i danni. Non so che cosa dire. Ah, hamburger e patate fritte. È un'ora che abbiamo ordinato. Abbiamo fame. Forza. Su. Spero che cucini meglio di come guidi, figliola. Tutti presenti? Manca l'allievo Walsh, signore. Ecco, sta arrivando, capitano. Comodo, Walsh, comodo, non c'è nessuna fretta. Grazie, signore. Sbrigati! Non ti avevo detto di raderti? No, signore. Ma te lo dico adesso! Sì, signore. No, no, te l'aveva detto, ero presente anch'io. Grazie, Kirby. Metti via quegli occhiali. Tagliati i capelli. Allora, ragazzi, vado a darvi una notizia buona e una cattiva. Quella buona è che siete tutti promossi. Fate parte del corpo di polizia. La notizia cattiva è che non accetto dimissioni da nessuno per almeno 6 mesi. Farò un'eccezione, naturalmente, solo per chi lascia la pelle in servizio. E adesso formiamo le pattuglie. Nelson e White, auto 75. Nelson, capo pattuglia. McGovern e O'Hara, auto 74. McGovern, capo pattuglia. Walsh e Kirby. Auto 33. Kirby, capo pattuglia. Ah, che fortuna, ci hanno messo insieme. Già, mi ha detto proprio bene. Wolf e Schumacher. Auto 54. Ma cosa è successo? Quello è matto. Io ce l'ho stop. Lui c'ha la precedenza e pretende di passare prima di me. Ah, io gli levo la patente. Che hai combinato, Walsh? Kirby, che è successo? Che è successo? È successo che io venivo da lì. Lui veniva di là e all'incrocio mi hanno tagliato la strada. Walsh ha visto tutto. Ehi, voi due, fuori. È così, Walsh? No. Capitano, guardi chi abbiamo pescato. Sono Jim McCoy e Tony Crane. Li stavamo cercando da mesi. Capito? Quando ho visto chi erano, io li ho speronati. Mi sono detto sarà meglio che sparare in mezzo alla strada. Ottima idea, Kirby. Ottima idea. Sei ancora intero, Walsh? Impara dal tuo collega. I riflessi sono tutto in questo lavoro. Prendi l'auto 11 e esci con quella. La solita fortuna dei novellini. La chiama fortuna? Io dico buon addestramento. Faccia sgombrare questi rottami, sergente. Visto che tutto tace, perché non andiamo a farci un hamburger tarot? Ricevuto. Centrale chiama pattuglia 3211. Pattuglia 3211. Lo sapevo io, eh? 3211 in ascolto. C'è una rissa all'angolo di James Street con la decima. Intervenite. Ricevuto. Attenzione,
sparerò mia putrefatta, ti spacco la faccia! Ah, piantatela! Piantatela! Adesso che basta! Che è successo? Il mio vecchio è schiattato sulle scale per un infarto. Questo bastardo gli ha sfilato la dentiera di bocca e se l'è venduta per $9. E tu te la prendi per una fesseria del genere? Beh, visto che siamo fratelli, dovevamo spartire. Oh, questo mi sembra giusto. No, non è giusto, l'avevo visto prima io. Su, avanti, dagli la sparta. Ah, ecco fatto. A proposito, è vero che all'università pagano $20 per un cadavere? Ah, sì, se è fresco di giornata. Beh, bisogna chiamare un'ambulanza. E chi la paga l'ambulanza? Offriamo noi. Grazie. Che ne dici? Aspettiamo l'ambulanza e spediamo il vecchio. No, andiamo al biliardo a farci una partita. A papà ci penserà il portiere. 3211 chiama centrale. Centrale in ascolto, parlate 3211. Un'ambulanza in James Street, c'è uno sdentato per l'obitorio. Ricevuto. Ehi, guardala. ...3211 chiama centrale. Qui centrale, passa. C'è un'auto sospetta, W23681. Controllate se è rubata e di chi è. Ok, resta in ascolto. Quanto guadagnerà un marcapempo? Ma non credo tanto da permettersi una macchina come quella e una batta da 100. Dove li prenderai i soldi? Centrale chiama 3211. Centrale chiama 3211. L'auto sospetta è intestata a Fred Klein, 2016, di Palm Bay Drive e non risulta rubata. Passo. Io pure. Seguiamo. Hai combinato? Prepari la patente, sorella. Oh! E adesso chi glielo dice al capitano? Sei tu il capo pattuglia. Scusi, capitano, non so come è potuto succedere. Come si fa a farsi sfuggire uno scippatore su una sedia a rotelle? Era molto veloce, capitano. Farà bene a svegliarsi o tornerà a dirigere il traffico, intesi? Si tolga dai piedi! Dico, ma non dovrebbero esserci due sportelli ai lati? A lei non succede niente, vero capo? Beh, 30 anni nella polizia, vero? Che è successo? Avevamo fatto una contravvenzione e stavamo tornando sull'auto quando due macchine ci sono piombate addosso. Le abbiamo evitate saltando sul cofano. Ah. Chi può avere interesse a farvi fuori? Amici del cinese morto. No, anzi, i nemici del cinese morto, ovviamente. Ovviamente. E hai per caso idea di chi... di quando... sì, hai per caso idea di chi potrebbe essere questo... Bisogna tenere d'occhio il Molo 16. Molo 16? È quello che pensavo, io. Molto bene, Kirby. Grazie, capitano. Allora possiamo andare avanti con le indagini? Ah, beh, certo. Me ne sto occupando io personalmente. Ma ricorda, se hai qualche problema... La sua porta è sempre aperta. Basta bussare. Questa è una rapina, dillo tu, hai la voce più grossa. Che ci vuoi fare? È andata come è andata. È andata male. Ehi, dammi una gomma. Subito. Le ho finite. Posso aiutarla?
Oh, sì, prego. Dove posso trovare 601 di Pacific Street, prego? Ah, ha detto Pacific Street? Mm-hmm. Eh beh, è dall'altra parte della città. Ma mi hanno detto che era qui vicino. Ah, oh, beh, l'hanno informata male. C'è un mezzo che va in Pacific Street? No, purtroppo no. Ma posso portarcela io. Stavo giusto andando da quelle parti. E poi fa parte del regolamento. Quando la contribuente deve andare dall'altra parte della città, il piedipiatti è obbligato a darle un passaggio. Davvero? Articolo 1. Prego. Interessante, a volte anche pericoloso, ma siamo pronti al sacrificio pur di aiutare le contribuenti. È molto onorevole ciò che fate. Ma cos'è la vita in cambio di un servizio reso ai deboli? Niente. Voi poliziotti siete generosi come antichi samurai. Più o meno, solo che noi non diamo i soldi a strozzo. Come ha detto? Ho detto che ha ragione. È molto bello qui. Sì, è molto bello. Senta, ma a proposito di bellezza, che ci fa di bello via Miami? Che stavo dicendo? Ah, sì. Allora mi sono detto, se non intervieni adesso, non intervieni più. E così ho sfondato il muro con la macchina. Sono sceso con la pistola in mano e li ho arrestati tutti e 36. Da solo? Certo, da solo. Chi è? Sono io, Susie Lee. Oh, Susie. Entra. Prego, si accomodi. Banzai. Hai finito la scampagnata? È un caso molto interessante. Sì, ma può diventare un caso amaro se non rientriamo in servizio. Ma andiamo, andiamo. Prego, onorevole Umone, entra. Entra, Umone. Muovei, Susie Lee. Onorevole nonno, questi onorevoli signori sono della polizia. Non mi piace quello sguardo obliquo. Se mà mấy người này thì khó lòng mà biết tình tình của họ, nhưng mà cảm tưởng là người lớn thì là người tốt. Nhưng mà người nhỏ thì rất là lão. Mio onorevole nonno, dice che è difficile leggere nei vostri grandi occhi bovini e inespressivi, ma sente che il grande drago è buono. E il tigrotto è furbo e svelto. Grazie. Beh, certo che i tigrotti la sanno lunga. Prego, sedere. Ringrazio il vescovo, ma il drago e il gattaccio debbono tornare alle loro tane. Prego. Prego, sedere. Sedere. Come stavo dicendo, lo zio della signorina... Meglio dire il sostegno di questa famiglia. Giusto. È partito più di un mese fa, per Shanghai.
e non ha più dato notizie. Niente, niente. Mandava sempre notizie appena arrivava, ma questa volta... Niente, niente. E quando avrebbe dovuto tornare lo zio? Quando? Dopo qualche giorno. Ma mio onorevole nonno dice che la luna non ride. E questo brutto segno. Beh, vedremo quello che possiamo fare, ma ci serve qualche elemento per... Vi do sua fotografia. Già qualcosa. Siamo a posto. Così la luna si fa una bella risata. Questo è l'onorevole zio. Ok, questa ci sarà utile. Beh, speriamo di fare qualcosa. Ciao. Ci hanno fregato. No, non avevano niente in mano. Forse siamo arrivati in tempo. Certo, io dovevo capire. Ma che fai? Parli da solo? Sì. Quel giorno al porto avrei preferito trovare un lavoro invece di trovare te. Chi trova un amico trova un tesoro. Già, ma non mi sarei ritrovato a fare lo sbirro, tesoro. No, 6 mesi passano in un lampo. Tuo figlio di... Sta tranquillo, vedrai. Sistemo tutto io. Sono sotto la mia giurisdizione. Oh, guarda che sono pezzi grossi. Perché io sono un pezzo piccolo? Se li strapazziamo, ci buttano fuori dalla polizia in 2 minuti. E lo ammetta, gente, andavo un po' forte. Ma ho molta fretta, ho una riunione importante dal governatore. Mettete allora... le mani fuori dal finestrino! Ma che fa? Zitto! Non fare mosse false! Uscite fronte a me. Andiamo! Fronte a me! E in ginocchio! Pancia a terra! Ecco. Allargate le braccia! Elmo in alto! La faccia dall'altra parte! Piedi in alto! E adesso? Non mi ricordo più. Silenzio! In piedi, politicanti di merda! Ma come vi permettete? Io so... Vuoi vedere crescere le margherite dalla parte delle radici? Fammi sentire l'alito. Ah, puzzi come una distilleria. Sei proprio nei guai, vecchia spugna. E voi che siete nei guai, ve lo garantisco io. Io del becco! Vediamo i documenti! Sporting club, tennis club, golf club, country club. Ah, però ti ammazzi di lavoro, papone? Papone a me! Mi farò radiare dalla polizia, lo vedremo! Radiare dalla polizia! Guarda che ti pago da bene se ci riesci. Questa tessera cos'è? È per entrare al palazzo del governo. Ah, e che ci fai lì, le pulizie? No, ci faccio il vice governatore. Hai sentito questo? È il vice governatore. Questa è bella, sembra vero. Le rovino questi, le rovino. Senti un po', vice. Eccesso di velocità in stato d'ubriachezza di mattina presto. Te la vedrai col procuratore generale, vecchio alcolizzato. Sono io il procuratore generale e giuro davanti a Dio che vi rovino, vi distruggo. Ah, ma sì, è lui il procuratore generale. Sì, è così. Complimenti, procuratore. Grazie. Però sta calma adesso, eh. Allora, queste le tengo io, eh.
Ci vediamo alle 5 al 16° distretto e portatevi un paio di buoni avvocati se non volete passare il resto della vostra vita con un pigiama numerato. Capito? Hai capito, io amico? Non aspetto altro che il momento di farvi sbattere in mezzo alla magari, strada. Un altro. Procuratore generale trattato come una pezza da piedi, da due poliziotti, da quattro soldi. È uno scandalo inaudito. Io vi rovino. Bel colpaccio, eh? Eh sì. Se ci dice bene, finiamo nella merda. Magari, sarà come tornare a casa. Beato te che ce l'hai una casa. Lo sfregiato è qui, signore. Sì. Beh? Le abbiamo recuperate tutte. Bene. Mica tanto. Abbiamo visto i due sbirri del porto che uscivano dalla casa del cinese poco prima che arrivassimo. Strano. Cosa, capo? Non è lavoro per due metropolitani. Questo affare puzza di ufficio narcotici lontano un miglio. Li dobbiamo eliminare? Per scatenarci dietro tutta la polizia dello Stato? No. 6 mesi d'ospedale basteranno. Ci penso io. Allora? $200 per disossare due sbirri in uniforme sono un po' pochini. Non ci darebbero le attenuanti, tu capisci. Sentito il giudice? E se oltre ai $200 aggiungessi un po' di quella roba, che li diresti? Come li vuoi? Sulle sedie a rotelle, per 6 mesi. Sono sul piede di guerra. Centrale chiama pattuglia 3211. Centrale chiama pattuglia 3211. La 3211 è tutta orecchie. Tutta orecchie. Restate in ascolto, il capitano McBride vuole parlarvi. Sì, capo. Avete strapassato voi? Il procuratore generale e il vice governatore? La legge è uguale per tutti oppure mi sbaglio? È quello che gli ho risposto io. Mi hanno telefonato poco fa lamentandosi per essere stati trattati come delinquenti. Pretendevano che mi sospendessi dal servizio. E ce l'avevano promesso. Che ci provino! Farò tanto di quel chiasso che saranno loro a dimettersi. Voi avete fatto soltanto il vostro dovere. Senta, capitano, ma le conviene mettersi contro quei politicanti? Ah, non preoccupatevi, ragazzi. Chi sbaglia deve pagare. Ah, appunto, dico, noi abbiamo sbagliato. Buon lavoro! Passo e chiudo. Oh, è proprio una giornata, no, oggi. È rimasta soltanto un po' di crema. Come fa la crema lui, non la fa nessuno. Allora? E dagli un assaggino. Niente male, vero? È comodo per voi sbirri ripararsi dietro l'uniforme. Ok, ci vediamo alle 4 al parcheggio dello stadio. Thank you.
avete visto? Uno dei due è già scappato. Allora $100 sono per me e il resto ve lo spartite voi, ok? Ok. Andiamo. Geronimo! Questa volta li facciamo neri. Mike! Ok! Ricordatevi di Alamo! Come ti chiami veramente, Geronimo? John Philip Forsyth, signore. Un nome insolito per una Apache. Senti, John Philip Forsyth, ci puoi dire chi ti ha mandato? Oh, non ho nessuna difficoltà. Dunque... Sì, certo, capo. Credo di sì. Dovrebbe essere già qui. Ti richiamo quando arriva. Ok. Salve. Ehi, quello è impazzito. Fermi. Seduti. Hop. Geronimo ha cantato. E chi è Geronimo? Non lo conosci, No. Ciao. O quelli sono scemi o la sanno lunga. Sentito che botto, ragazzi. Quelli stanno cercando di fare il colpo grosso. È per questo che non hanno arrestato né Geronimo né voi. Quando arriva il prossimo carico? Venerdì. Bisogna distrarli in qualche modo. Tenerli occupati fino a sabato sera. Trovo io il modo. No, lo trova lei il modo. E che cosa devo fare?
Chiama le tue sorelle. Ho un lavoretto per loro. Ah, sei carino, Fred. Sei tu. Ma che bisogno c'è di fare lo show? Ma che è successo? Hanno pestato l'onorevole e li hanno rapinati. Rapinati? Sì, ieri sera, dopo che ce ne siamo andati. E che gli hanno rubato la fame? Le bambole dei bambini. Le bambole? Sì, tutte. Hanno pestato il nonno e hanno portato via le bambole. Poi hanno messo tutta la casa sottosopra. Le bambole le aveva portate lo zio da Shanghai. Lui portava sempre qualcosa quando tornava. Non sai su che nave era imbarcato? No. Nếu con rồng lớn mà nó nghe con hổ nhỏ thì chắc sẽ tìm ra được manh mối đấy. Ha detto che se grande drago segue consiglio del piccolo tigrotto, scopriranno la verità. Dì all'onorevole che il dragone ha già seguito una volta il consiglio della puzzola e ci è rimasto fregato. Onorevoli. Non ho capito. Dice che il vescovo ha ragione. Io vado a consigliare il dragone. Sai una cosa? Quel cinese ci sta correndo dietro. Dove sta? Prima l'abbiamo vista al porto, poi all'obitorio, poi il destino ci porta a casa sua. Si direbbe che ci stia guidando verso la soluzione del caso. Già, manca solo che ci faccia sapere chi l'ha accoppato e perché. Vabbè, adesso pretendi troppo. Salve. Cambia. Tardino, eh? Non vedi l'ora di riabbracciare il capitano? Spiritoso. Ehi, ma per me non c'è niente. La carta. Centrale chiama 3211. C'ho l'hamburger che fa contatto. La 3211 è tutta timpani. C'è un'auto in panni, piede al dritto, provvedete. Ricevuto. Provvediamo? Provvedi pure. E perché io? Ma sei tu il capopattuglia, no? Ecco, e non te lo dimenticare. No, no. Mamma mia, che panne! Su, forza, muoviti! Che succede? Due bionde nei guai! Ehi, aspettami! Che meraviglia! Tu prendi il buco. All'uomo di Neanderthal ci penso io. Lei presenta il nostro tecnico, il signor Walsh. Walsh, questa è la signorina. Signorina? Angie Crawford. Angie Crawford? Salve, Angie. E questa è la signorina? Gallina Cucillopada. Come stai, gallina? E questa è la macchina? Puoi fare qualcosa? Io credo che il problema sta qua. Sì, il problema sta proprio qua. Vedo che lei sa dove mettere mani. E non hai ancora visto niente, gallina. Sa che io adoro la sua uniforme. Grazie. E certo, è duro fare il poliziotto. È anche pericoloso, ma è eccitante allo stesso tempo. Sì, molto eccitante.
Kent. Lei abita qui? Oh no, abito a Filadelfia. Vede, sono ospite della contessa. Della contessa? Sì, la mia amica Gallina è contessa. Dice davvero? Una contessa? Sì, lei è russa e ha una villa stupenda qui a Miami. Ah, hai capito? Attenta alla testa che te la ciungo. Era il cavo della batteria. Visto che bravo? Sì, è veramente bravo. Lei è un mostro, Wilbur. Sì, però è simpatico. Grazie per averci salvato. Che possiamo fare per sdebettarci? Non potremo invitarli a passare il weekend alla villa? L'indirizzo. L'indirizzo? 2016. 2016. Pal Bay Drive. Pal Bay Drive. Sarai indimenticabile weekend, Wilbur. Ci puoi giurare, gallina. Ci vediamo venerdì, allora. Ci vediamo venerdì, Angie. Ci giorni. Bye. Da svedagna. Che classe. Che gallina. Ma come stracacchio faranno le contesse russe a fumare con questo tubo? Non lo capirò mai. Sono arrivando. Ehi, baffo, vai a aprire la porta, sbrigati. Oui, mademoiselle. Se i signori vogliono entrare... Abbiamo bussato per questo. Vogliono darmi i loro cappelli? Perché? Pensavo che in casa non fossero necessari. Non pensare. Faccio strada, allora, se i signori vogliono seguirmi. Ehi, noi abbiamo appuntamento con due focchette, non con un pinguino, chiaro? Sì, è così, ho consigliato la figlia focchette. Valerska di comprarsi un castello nel Bronx. Carissimi, che piacere. Scusate l'abbigliamento, ma fa così caldo oggi. Che abbiamo sentito il bisogno di fare un tuffo in piscina. E avete fatto bene. Sì. Ah, questi sono per voi. Grazie di pensiero. Sono meravigliosi. Sono di plastica. Sì. Non c'è bisogno di innaffiarli. E poi durano financo 4 anni. Vero. E invece queste durano solo 4 minuti. Piero, per favore. Tieni, pinguino. Noi andiamo a metterci una cosina addosso e nel frattempo mettetevi pure a vostro agio. Sì, grazie. Rita Sbidani. Grazie. Piano, piano, non c'è fretta. Da. Fate pure con comodo, eh. Ma cercate di sbrigarvi. Ehi, guarda qui. Eh? Questa foto. 2016 Pal Bay Drive. Ti ricordi Fred il marcatempo? Sì. È la batta da 100. Ah, sì, è vero. E questa casa è sua. Ci hanno intrappolato come due sorci col formaggio. Sì, ma perché? Perché non vogliono che andiamo a scuriosare in giro. E adesso che facciamo? Sta a sentire, io ho fame. Prima rosichiamoci il formaggio e poi vediamo. Ricevuto. Oui, mademoiselle. Senti, pappo, piantala con queste francesate e apri bene le orecchie. Allora, devi portare whisky, molto whisky. E durante il pranzo il vino deve scorrere a fiumi, capito? Très bien, mademoiselle. Tra un'ora saranno ubriachi fradici. Hai capito che dritte? No. Vogliono ubriacarci. Beh, che male c'è? Tu lo reggi il whisky? Beh, i primi due galloni sì. Al terzo divento nostalgico e ci può scappare la lite. E tu lo reggi? Che domande, sono stata allattata a whisky. Io ce l'ho nel sangue. Siamo perdonate. A voi perdoneremo un omicidio per motivi abietti. Mi appecorono alla bellezza. È un tipo romantico. Passivo. Vogliamo brindare al nostro incontro? Non sarebbe ora.
Di qua, allora? No, 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 è meglio aggreppiarci subito. È una buona idea. Prego. E come volete, Tavares, sì. Da questa parte, prego. Prego. Sedete. Andiamo, andiamo, sedetevi. Ah, il mugico. È una serata incantevole, vero? Porca! Chiama il tricheco. Pardon? Il pinguino. Oh! Hai visto che roba? La contessa ha suonato? Tu che ne dici, ha suonato? Puoi servire cena adesso, Piero. Oui, madame. Fermo! Oui, monsieur. Ah, sì. Ah. L'ha comprata lo spaccio del distretto, però non è proprio una ciofeca. Che tesoro. Oh, basta, basta. No, 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 no. Andiamo. Oh, no, 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 è troppo. Gallina, per favore. Merci, monsieur, ma io sono astemio, grazie. Sta zitto e bevi. Bevi, bevi. Oui, monsieur. Al nostro incontro. Al nostro incontro. Al loro incontro. Andiamo, bellezze. Giù, giù, giù. Forza. Giù, 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 giù. Brava Galina. Noi in Russia beviamo vodka, in steppa fa freddo. Ah, oh, questo non lo sapevo. E chi è quella sofisticata buonona nella foto? Quella là? Quella. E qui è mia sorella, da. Sì. E vive a Parigi, principessa Alessia. Ha sposato principe, principe Molotov, Ivan Molotov. Ah, quello che ha inventato il cocktail Molotov. Una vera bomba. Sta diventando popolare in tutto il mondo. Bevi. Allora, a Molotov. A Molotov. A Molotov. A Molotov. Ma io sono astemio, monsieur. Sta zitta, bevi. Io ero astemio, monsieur. Forza, 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 forza! No! Dai, Galina, razzola! Da. Ti sei scolata una Molotov! Canavalo! Salade russe! Riz oriental! Au petit pois! Langouste à la mayonnaise! Dammi il becchime. Ruspa, gallina, ruspa. No. Scusi. Sta arrivando, capo. Sei sicuro che è la Stella del Nord? Sicuro. Fai il segnale. Quando quei piedi piatti saranno di nuovo in circolazione, la merce sarà già al sicuro e la nave in mare aperto. Portiamo la merce al solito posto, no. Ho trovato un posto migliore. Muoviti su. Ecco, da questo momento la merce è sdoganata. Beh, io non ci vedo niente di sospetto. Qui tutto è sospetto, direi. Andiamo.
capitano Birilli da Bowie. Sì, ma seguiamo la macchina di Fred. Di Fred. Sento puzza di bruciato. E adesso? Adesso aspettiamo. Che state facendo qui? Sedicesimo distretto. Ah, sai, con quella barba avevi un'aria sospetta e ti ho seguito. Pure. Posso esservi d'aiuto? Se ronzi qui intorno ci fai un favore. Segnale, no? Facciamo una partita a bowling. Bambole. Già. Avevi ragione. Il cinese era un topo di stiva. Le ha rubate, ma non sapeva che c'era dentro. Hai capito, sì? Sì. Andiamo. Sono quattro gatti. Ok. Pronto? Pronto. Senti. Ho capito. Mani in alto lo dico io perché ho la voce più grossa. Sì. Ecco. Sulle mani! Ehi. I quattro gatti sono diventati 18. Con gli altri. Muoversi! Muoversi! Guarda nelle tasche dei compratori. Più in alto le mani! Sono almeno $100,000. Li tengo io. Vogliamo parlare d'affari? No, amico. C'è di mezzo un morto. Che c'hai da ridere? Quelle pistole sono scariche. Ehi, ma non le hai ricaricate? Tu mi avevi detto di pulirle, non di caricarle. Hai capito che capo pattuglia? Ma, posso fare una telefonata? No. No. Oh!
Capo! Crede di aver visto due tipi sospetti! Idiota! È chiuso! Credo di aver rivisto quei tipi sospetti. Immagino che mi spezzi le ali. Certo, amico. Con piacere. Fermo! Fammi vedere. Ok, continua. Scusa, capo! Il fegato! D'acqua. La solita rissa del sabato sera, vero Walsh?
Che è successo, figliolo? Dia un'occhiata in direzione, capo. In direzione? Eppure avrei giurato di aver visto due tipi sospetti. Vattene! Speriamo che ci mettano nella stessa cella, capo. La nostra avventura nella polizia è finita. Ormai siamo ricchi. Oh, no. Io sono ricco. Come sarebbe tu? Sarebbe bene. Hai fatto un ottimo lavoro, Kirby. Ottimo lavoro. Sciocchezze, capo. Prenda questo, sergente. È una prova. Sì. Sai, Walsh, in principio io credevo che tu non valessi un accidente. È per questo che vogliamo dare le dimissioni. L'unica cosa che dovete darmi è un rapporto completo. Stasera, nel mio ufficio. Kirby, no, non gli avevo detto di radersi. E più di una volta, capitano. Mi sembrava, infatti. I nostri amici, vi prego, entrate. Salve. 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 Ciao. Ciao. È un piacere rivedervi. Prego, sedete. No, grazie, siamo in servizio. Sono per i bambini. Grazie. Sai andare. Grazie. È bello rivedere i bimbi sorridere. Già, La mia onorevole zia dice se avete qualche felice notizia da darle. Notizie? Vede, nella vita le cose non vanno sempre come vorremmo. Certe volte... È stata una disgrazia. Sì, è stata una disgrazia. A Hong Kong è caduto dalla scaletta. Il comandante della nave ci ha dato i soldi dell'assicurazione. Ah, sì, ma non sono molti. Sì, però sono abbastanza per tirare sui bambini. Tốt không thể nào có thể nuôi lão được. Il mio onorevole nonno dice che solo gli uomini leali non sanno dire bugie. Beh, noi siamo in servizio, è meglio che andiamo. Salve. Addio, grande buon drago. Addio, piccolo generoso tigrotto. Piccolo tigrotto è un rompiglione e il grande drago è proprio uno stronzone. Comunque, abbiamo finito di fare una sola ombra, io ti mollo. Peccato, eravamo così affiatati. Che facciamo con la macchina? La tengo io? No, no, ce la vendiamo e dividiamo. Ok. A tutte le auto del sedicesimo, a tutte le auto del sedicesimo. Il capitano McBride vuole parlarvi. Ragazzi, Pearson, O'Hara e Nelson sono rimasti seriamente feriti in uno scontro a fuoco. C'è urgente bisogno di sangue del gruppo ARH negativo. Ripeto, ARH negativo. Conto sul vostro spirito di corpo, figlioli. Grazie e chiudo. Tu che gruppo di sangue hai? Guarda caso, proprio quello. Ne hai abbastanza per tutti e tre. Dai, sbrigati, è urgente.